proposito di merito, ci ha raggiunto anche il ministro Matteo Salvini. Buongiorno ministro, mi fa molto piacere sia collegato. Buongiorno ministro, Buongiorno a grazie. voi. Le chiedo da subito, essendo lei già ministro degli interni, innanzitutto la notizia di poche ore fa, l'arresto della sorella di Messina Denaro. Questo rappresenta per me l'ennesimo colpo di questo governo che tanto sta facendo, e dunque un merito a lei e a tutto il governo che effettivamente sta inanellando, per fortuna di tutti quanti noi, una serie di successi. Innanzitutto grazie, ma il merito più che del governo è dello Stato e degli apparati di pubblica sicurezza. Lo Stato c'è, lo Stato non tratta, le pubbliche istituzioni non sono al servizio di questa o quella maggioranza politica, ma del Paese. Quindi ringrazio chi ha reso giustizia a tante vittime di mafia, arrestando Messina Denaro, sorella, congiunti, complici, prestanome e faccendieri vari, il che è un messaggio di speranza per i tanti cittadini, per le tante donne e uomini in divisa, per i tanti imprenditori sotto ricatto che si sono ribellati. Quindi grazie al sistema Sicilia, al sistema Italia che anche questa mattina ha dato forza, fiducia e speranza all'Italia per bene. Mi permetto di ricollegarmi a questo tema quando parlo di forze dell'ordine, quando parlo dell'orgoglio delle donne e degli uomini in divisa del nostro paese, soprattutto a un evento che parla di mare, parla di porto, parlo di vita, evidentemente ricordando con una preghiera i morti innocenti delle coste, sulle coste calabresi di pochi giorni fa, però non posso che sottoscrivere riga per riga le parole dell'ufficiale della Guardia Costiera che ha parlato oggi con il Corriere della Sera e che ha reso giustizia a queste donne, a questi uomini in divisa. Sono 10.200 che sono codardamente coinvolti in una squallida battaglia politica. Noi rischiamo la vita per salvare vite. Chi accusa e attacca la Guardia Costiera non sa di che cosa parla, o è ignorante o è in malafede. Quindi io dico grazie alle donne, agli uomini di mare che hanno come missione salvare vite. E faccio un appello a certa politica, a certo giornalismo: limitate la polemica alla politica e ai palazzi parlamentari, non coinvolgete pezzi di Stato di cui siamo orgogliosi, perché le donne e gli uomini della Guardia Costiera anche stanotte erano per mare in tutta Italia, soccorrendo, salvando e portando in sicurezza. Essendo un intervento che parla di porto, di mare, di futuro, di sviluppo e di vita, non potevo esimermi da ministro dei trasporti che ha l'orgoglio momentaneamente di avere anche una voce importante sul futuro e sullo sviluppo della Guardia Costiera, di rendere giustizia a queste donne e a questi uomini. Ha fatto benissimo, ministro. A proposito, bene ha fatto e condivido appieno il suo intervento. Come si può, secondo lei, anche soltanto ipotizzare da parte di una parte politica che ci siano donne e uomini che possano volutamente non salvare delle vite? Ripeto, o malafede o ignoranza. Io ho le spalle larghe, ho ricevuto tante accuse, ritengo per lo più ingiuste, però mi sono scelto un mestiere che è bello, certo di servire il paese in prima linea, mettendoci la faccia. Sono qua collegato con voi, prima di voi ero in riunione con una decina di sindaci della provincia di Padova per cercare di capire come mettere in sicurezza una strada regionale che miete troppe vittime. Dopo di voi andrò a incontrare altri sindaci, altri amministratori locali. Quindi cerchiamo di portare vita, di portare sviluppo, di far viaggiare treni, auto, e camion in sicurezza. Quindi figurati se mi sfiora lontanamente, l'idea di lasciare indietro qualcuno. Come alcuni giornali e alcuni politici, alcuni neosegretari di partito riescano a buttare in confusione, in polemica, un dramma, una tragedia che ha
che ha dei nomi e cognomi in questo momento in carcere, perché gli assassini sono i trafficanti di esseri umani e gli scafisti che stipano 200 persone a bordo di un'imbarcazione che non potrebbe e non dovrebbe ospitare queste persone. Sono viaggi della morte, non sono viaggi della vita. Poi perché certa politica e certo giornalismo si presti a questo, non sta a me dirlo. Penso, non so se ci sono precedenti nella storia della Guardia Costiera, però se la Guardia Costiera, come mi risulta, tutelerà in tutte le sedi opportune, comprese quelle giudiziarie, la propria onorabilità, farà solo e soltanto il suo dovere. Però non voglio portarvi via altro tempo su questioni che, ripeto, il 99% degli italiani conoscono perfettamente. Ha già realizzato. Ci tengo a ringraziare Pasqualino Monti, ci tengo a ringraziare chi sta trasformando Palermo, il porto di Palermo, in un'opportunità, in un pezzo di futuro, in creazione di valore aggiunto, di innovazione. Io mi stavo studiando il dossier, quando si parla di elettrificazione, quando si parla di decarbonizzazione, quando si parla di sostenibilità ambientale, a Palermo lo state facendo veramente, non come in alcune sedi di istituzioni europee che nel nome della cosiddetta sostenibilità porteranno più disoccupazione e più inquinamento. Quindi io penso che lo sviluppo del porto di Palermo, che ovviamente è un distretto, penso a Trapani, penso a Termini Imerese, e il ricollegamento fra il porto e la sua città è uno dei centri storici più belli, non d'Italia ma del mondo, sia una grande opportunità. Intervenire anche sullo sviluppo del diporto e del turismo è assolutamente fondamentale. Di mio sto lavorando per collegare pezzi di Sicilia e pezzi d'Italia a pezzi di Europa, quindi sarò a Palermo il 23 di questo mese, perché sarò prima a Taormina in mattinata per lo scavo della galleria di Taormina per l'alta velocità Palermo-Messina-Catania, poi sarò nel pomeriggio sia a Catania che a Messina. I ponti uniscono, ovviamente il ponte non è il ponte che unisce Messina a Reggio, è il ponte che unisce Palermo a Berlino e a Rotterdam. Costa di più non farlo che farlo. Settimana prossima abbiamo un'altra riunione tecnica ai massimi livelli, poi la mia ambizione è intorno alla metà di marzo portare in Consiglio dei Ministri, questo è quello che vi posso dare in anteprima, il decreto ponte che, numeri alla mano, nome, cognome, indirizzo, tempi e modalità, spiegherà a 60 milioni di italiani, non solo a milioni di siciliani o di calabresi, come l'Italia avvierà il progetto più green, più ambizioso e più moderno del mondo. A proposito di grandi infrastrutture, noi di solito andiamo a visitare ponti avveniristici in Svezia, come è capitato a me, in Turchia, in Giappone. Ecco, l'obiettivo è che entro la fine di questo decennio siano gli ingegneri del resto del mondo a venire in Sicilia a guardare l'opera più moderna, più ambiziosa e più ecosostenibile fra le grandi opere in programmazione. È un pezzettino di un puzzle di cui il nuovo porto di Palermo farà parte. Ho visto nuovi moli, ho visto il waterfront, mi sembra un gemellaggio, c'è l'amico Edoardo, fra Palermo e Genova, due grandi città, due grandi centri storici, due grandi porti che adesso si uniscono al cuore, al polmone, al sangue della propria città. Quindi io penso che possano essere gemellate nel nome dello sviluppo del lavoro vero, come diceva Gennaro. Ovviamente noi avremo un occhio particolare di riguardo a chi investe in queste infrastrutture portuali, perché ovviamente i porti sono anche sicurezza nazionale, sono infrastrutture logistico, tecnologico assolutamente rilevante, quindi qualunque tipo di investimento straniero deve essere valutato e vigilato, lo dico da liberale e liberista, però ovviamente ne va della sicurezza del nostro paese. Sarò sempre il 23 marzo, dopo Taormina, Catania e Messina, anche a Palermo per una sessione sul trasporto e l'autotrasporto, perché stamattina ho fatto il punto sul tunnel di base del Brennero
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici è affascinante perché veramente, dopo decenni di chiacchiere, spero che nell'arco di questi 5 anni unisca l'Italia. Dal Brennero, da Trieste, dalla Torino-Lione, passando per Palermo e Villa San Giovanni, io penso che sia una grande opportunità. Il porto sarà il ponte, sarà anche un acceleratore che costringerà a correre RFI e Ferrovie dello Stato per potenziare la rete ferroviaria sia in Sicilia che il completamento dell'alta velocità da Salerno a Reggio Calabria. Quindi vi dico grazie, perché se andiamo, e chiudo da giornalista, su Google e digitiamo Porto Palermo problemi, fino a qualche anno fa non, chi è in sala non avrebbe partecipato a un venerdì mattina che parlava di futuro, di sviluppo, di lavoro, di bellezza, di ambiente, ma avremmo parlato di ben altre problematiche. Quindi, siccome le idee, anche le migliori, camminano sulle gambe di donne e di uomini, ringrazio chi è protagonista di questo rinascimento palermitano e siciliano, e coinvolgo i dirigenti apicali, ma anche chi vedo ad ascoltare attentamente questa bellissima giornata. Ringrazio Alessandro Morelli, Edoardo Rixi, per quello che riguarda anche non un partito, ma una cultura che delle autonomie, nello sviluppo dei territori, delle municipalità, delle bellezze locali, ha la sua ragione di vita. Vi ringrazio per quello che avete fatto, ma soprattutto vi ringrazio per quello che farete e che faremo insieme nei prossimi anni. Quindi viva Palermo, viva la Sicilia, viva l'Italia e viva quelli che dicono sì, e sconfiggeremo i professionisti del no a ogni costo, che purtroppo ci sono, ma fanno parte del passato. Io preferisco ragionare di futuro. Grazie, grazie di cuore e buon lavoro a tutti. Grazie al ministro Matteo Salvini. In bocca al lupo, ministro.